ha invitato tutti a pregare perché questa visita di Pietro al fratello Andrea porti frutti di pace, sincero dialogo tra le religioni e concordia nella nazione turca. E poi, rivolgendosi ai giovani, ai camerati, agli sposi novelli, ha ricordato che domenica prossima, 30 novembre, inizierà il tempo liturgico dell'Avvento. Ai giovani ha detto: l'attesa del Salvatore riempie il vostro cuore di gioia. Gli ammalati, non stancatevi di adorare il Signore che viene anche nella prova. E infine agli sposi novelli: imparate ad amare sull'esempio di colui che per amore si è fatto uomo per la nostra salvezza. La catechesi invece è stata dedicata ancora una volta alla Chiesa, Chiesa pellegrina verso il Regno. La Chiesa, ha detto, non è una realtà statica ferma fino a se stessa, ma è continuamente in cammino nella storia verso la meta ultima e meravigliosa che è il Regno dei Cieli, di cui la Chiesa in terra è il germe e il Cristo. Bene, il tempo a mia disposizione è terminato.